Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, ING Organon Italia SRL, ultimo aggiornamento, 18 maggio 2022. Cosa ING? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere INEGI durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cosa INEGI? INEG è un farmaco a base del principio attivo ezetimibe più simvastatina, appartenente alla categoria degli ipolipemizzanti ezetimibe più statine e nello specifico associazioni di varie sostanze modificatrici dei lipidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Organon Italia SRL. INEG può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni INEG 10 mg/10 mg 30 compresse, INEG 10 mg/20 mg 30 compresse, INEG 10 mg/40 mg 30 compresse, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Organon Italia SRL, ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo ezetimibe più simvastatina, gruppo terapeutico ipolipemizzanti ezetimibe più statine, forma farmaceutica compressa, indicazioni ipercolesterolemia. INEG è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria, eterozigote familiare e non familiare, o con iperlipidemia mista, ove sia indicato l'uso di un prodotto di associazione. Pazienti non controllati adeguatamente con una statina da sola, pazienti già trattati con una statina ed ezetimibe. INEG contiene ezetimibe più simvastatina. È stato dimostrato che la simvastatina, 20-40 mg, riduce la frequenza degli eventi cardiovascolari, vedere paragrafo 5.1. Non è stato ancora dimostrato un effetto benefico di ezetimibe sulla morbilità e sulla mortalità cardiovascolare. Ipercolesterolemia familiare omozigote, ifomozigote, INEG è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote. I pazienti possono essere sottoposti anche ad ulteriori misure terapeutiche, ad esempio l'aferesi delle lipoproteine a bassa densità LDL. Posologia ipercolesterolemia. Il paziente deve seguire un adeguato regime dietetico a basso contenuto lipidico e deve proseguire la dieta nel corso del trattamento con INEG. Il medicinale deve essere somministrato per via orale. L'intervallo posologico di INEG va da 10 mg/10 mg/80 mg/D alla sera. I dosaggi possono non essere tutti disponibili in tutti gli stati membri. La dose abituale è 10 mg/20 mg/D o 10 mg/40 mg/D somministrati alla sera in singola dose. La dose di 10 mg/80 mg è raccomandata solo nei pazienti con ipercolesterolemia grave e ad alto rischio di complicazioni cardiovascolari che con dosi più basse non hanno raggiunto gli obiettivi terapeutici e quando ci si aspetta che i benefici siano superiori ai potenziali rischi, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 1. All'inizio del trattamento o quando viene modificata la dose occorre prendere in considerazione il livello di colesterolo lipoproteico a bassa densità, CLDL, il rischio di cardiopatia coronarica e la risposta alla terapia ipocolesterolemizzante in corso del paziente. La dose di INEG deve essere individualizzata sulla base dell'efficacia riconosciuta dei diversi dosaggi di INEG, vedere paragrafo 5, 1, tabella 2, ed in base alla risposta alla terapia ipocolesterolemizzante in corso. Gli aggiustamenti della dose, se richiesti, devono essere effettuati a intervalli non inferiori alle 4 settimane. INEG può essere somministrato indipendentemente dai pasti. La compressa non deve essere divisa. Ipercolesterolemia familiare omozigote. La dose iniziale raccomandata per i pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote è di INEG 10 mg/40 mg/D alla sera. La dose di 10 mg/80 mg è raccomandata soltanto quando ci si aspetta che i benefici siano superiori ai potenziali rischi, vedere sopra. Paragrafi 4, 3 e 4, 4. INEG può essere utilizzato in questi pazienti come adiuvante per altri trattamenti ipolipidemizzanti, ad esempio LDL-feresi, o se tali trattamenti non sono disponibili. Nei pazienti che assumono l'omitapide in concomitanza con INEG, la dose di INEG non deve superare 10 mg/40 mg/D, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4 e 4, 5.
somministrazione concomitante con altri medicinali. La somministrazione di INEGI deve avvenire o 2 ore prima o 4 ore dopo la somministrazione di un sequestrante degli acidi biliari. In pazienti che assumono amiodarone, amlodipina, verapamil, diltiazem o prodotti contenenti elbasvir o grazoprevirin concomitanza INEGI, la dose di INEGI non deve superare 10 mg/20 mg/die, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 5. In pazienti che assumono dosi ipolipemizzanti di niacina e 1 mg/die, in concomitanza INEGI, la dose di INEGI non deve superare 10 mg/20 mg/die, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 5. Anziani non è richiesto alcun aggiustamento delle dose nei pazienti anziani, vedere paragrafo 5, 2. Popolazione pediatrica. L'inizio del trattamento deve essere effettuato sotto il controllo di uno specialista. Adolescenti a 10 anni, stato puberale. Ragazzi in stadio di Tannery e stadi superiori e ragazze che sono in postmenarca da almeno un anno. L'esperienza clinica in pazienti pediatrici e adolescenti, dai 10 ai 17 anni, è limitata. La dose iniziale abituale raccomandata è 10 mg/10 mg una volta al giorno alla sera. Il range di dosaggio raccomandato va da 10 mg/10 mg fino a un massimo di 10 mg/40 mg/die, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Bambini. 10 anni. L'uso di INEGI non è raccomandato nei bambini di età inferiore a 10 anni per l'insufficienza dei dati su sicurezza ed efficacia, vedere paragrafo 5, 2. L'esperienza nei bambini in età prepuberale è limitata. Compromissione epatica. Non è richiesto alcun aggiustamento delle dose in pazienti con compromissione epatica lieve, punteggio di Kildpug da 5 a 6. Il trattamento con INEGI non è raccomandato in pazienti con disfunzione epatica moderata, punteggio di Kildpug da 7 a 9, o grave, punteggio di Kildpug 9. Vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Danno renale. Nessuna modifica della dose è necessaria in pazienti con danno renale lieve, tasso di filtrazione glomerulare stimato e 60 mL/min/1,73 m2. Nei pazienti con malattia renale cronica e tasso di filtrazione glomerulare stimato 60 mL/min/1,73 m2, la dose raccomandata di INEGI è 10 mg/20 mg una volta al giorno alla sera, vedere paragrafi 4, 4, 5, 1 e 5, 2. Dosi più elevate devono essere somministrate con cautela. Modo di somministrazione. INEGI va somministrato per via orale. INEGI può essere somministrato come dose singola alla sera. Controindicazioni. Ipersensibilità al, ai, principio, I, attivo, I, o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Gravidanza e allattamento, vedere paragrafo 4, 6. Epatopatia attiva o valori elevati, persistenti e di natura indeterminata delle transaminasi sieriche. Somministrazione concomitante di potenti inibitori del CYP3A4, agenti che aumentano la AUC di circa 5 volte o più, ad esempio itraconazolo, chetoconazolo, posaconazolo, voriconazolo, eritromicina, claritromicina, telitromicina, inibitori dell'iproteasi, ad esempio nelfinavir, bocceprevir, telaprevir, nefazodone e medicinali contenenti cobicistat, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 5. Somministrazione concomitante di Gemfibrozil, ciclosporina o donazolo, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 5. In pazienti con ifomozigote, somministrazione concomitante di lomitapide con dosi di INEGI 10 mg/40 mg, vedere paragrafi 4, 2, 4, 4 e 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Miopatia/rabdomiolisi. Sono stati segnalati casi di miopatia e rabdomiolisi nell'esperienza post-marketing con ezetimibe. La maggior parte dei pazienti che ha sviluppato rabdomiolisi era in terapia concomitante con ezetimibe ed una, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Molteplici meccanismi possono contribuire a potenziali interazioni con gli inibitori dell'HMG-CoA reduttasi. Farmaci o prodotti a base di erbe che inibiscono alcuni enzimi, ad esempio CYP3A4 e / Olevidei, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere INEGI insieme ad altri farmaci come acido fusidico Teva, Alozof, Aptivus, Atazanavir Accord, Atazanavir Krka, Atazanavir Milan, Atazanavir Sandoz, Aviflucox, Canacid, Crinozol, Danatrol, Darunavir Accord, compresse rivestite, Darunavir Orobindo, compresse rivestite, Darunavir Dottor Redis, compresse rivestite, Darunavir G, compresse rivestite, Darunavir
Ronavir Krka, compresse rivestite, da Ronavir Milan, compresse rivestite, da Ronavir Sandoz, compresse rivestite, da Ronavir Tillomed, compresse rivestite, da Ronavir Zentiva, compresse rivestite, Dermomicin Cort, Dian, Diflucan, capsula, Diflucan, polvere, Diflucan, soluzione, uso interno, Dizolo, Elazor, Eritromicina Idi, crema, soluzione, Eritromicina Idi, gel, Eritromicina Lattobionato Fisiofarma, Evotaz, Fluconazolo ABC, Fluconazolo Accord, Fluconazolo Almus, Fluconazolo Urbindo, Fluconazolo B. Brown, Fluconazolo Bioindustrial IM, Fluconazolo DOC Generici, Fluconazolo EG, Fluconazolo Galenica Senese, Fluconazolo Exal, Fluconazolo ICMA, Fluconazolo CABI, Fluconazolo Milan, Fluconazolo Pensa, Fluconazolo Retioferm, Fluconazolo Sandoz, Fluconazolo SAN, Fluconazolo Zentiva, Flucostinol, Flucimex, Flumicon, Flumos, Fluores, Fucicort, Fucidin, Fucidin H, Fucimix Beta, Fucitalmic, Fungus, Fusapiel Beta, Fusicutan Beta, Genfibrozil DOC Generici, Genfibrozil EG, Gemiflux, Genlip, Genvoia, Itraconazolo DOC Generici, Itraconazolo EG, Itraconazolo Milan Generics, Itraconazolo Sandoz, Itraconazolo Teva, Itragerm, Caletra, compresse rivestite, Caletra, soluzione, Ketoconazole HRA, Ketonova, Kiscali, Clider, Lauromicina, Lefunsol, Lopid, Lopinavir Ritonavir Accord, Lopinavir Ritonavir Milan, Lucandiol, Maviret, Miconix, Mukes, Nervaxon, Nixodue, Nixoral, crema, Nixoral, shampoo, Nordir, compressa rivestita, Nordir, polvere per sospensione, Noxafil, compressa gastroresistente, Noxafil, sospensione, Paxlovid, Posaconazolo Accord, Posaconazolo Acl, Posaconazolo EG, Posaconazolo EG Stada, Posaconazolo Fresenius Cabi, Posaconazolo Milan Pharma, Posaconazolo Milan, Posaconazolo Sandoz, Posaconazolo Teva, Posaconazolo Zentiva, Prebzista, compressa, Prebzista, sospensione, Reiataz, caps, Sula, Rizolsta, Rifadin, Rifater, Rifina, Riflax, Rifocin, Ritonavir Milan, Ritonavir Sandoz, Spendor, Sporanox, Capsula, Sporanox, Soluzione, Stribild, Sintuzza, Tedim, Telzir, Compressa rivestita, Telzir, Sospensione, Trazer, Triasporin, Capsula, Triasporin, Soluzione, Trimicos, Tuchisa, Vend, Compressa rivestita, Compresse rivestite, Vend, Polvere, Visofid, Boriconazolo Accord, Boriconazolo Aristo, Boriconazolo Boriconazolo Urbindo, Boriconazolo Diarredis, Boriconazolo Ibiscus, Boriconazolo Milan, Boriconazolo Sandoz GmbH, Boriconazolo Sandoz, Boriconazolo Teva, Vink, Zamizol, Zerfun, Zinerit, Zoloder, Zidelig, compresse rivestite, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere Inegi durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Inegi durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza laterosclerosi è un processo cronico e abitualmente l'interruzione di farmaci ipolipemizzanti durante la gravidanza deve avere un impatto trascurabile sul rischio a lungo termine associato con l'ipercolesterolemia primaria. Inegi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sugli effetti sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Tuttavia, in caso di guida o uso di macchinari, deve essere tenuto presente che è stata segnalata la comparsa di capogiri. Effetti indesiderati: la sicurezza di Inegi o della somministrazione concomitante di ezetimibe più simvastatina equivalente a Inegi è stata valutata in circa 12.000 pazienti negli studi clinici. Le seguenti reazioni avverse sono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio Inegi: in caso di sovradosaggio, devono essere impiegate misure sintomatiche e di supporto. La somministrazione concomitante di ezetimibe, 1000 mg/kg, e simvastatina, 1000 mg/kg, è stata ben tollerata negli studi di tossicità acuta orale nei topi e nei ratti. In questi animali non sono stati osservati segni clinici di tossicità. La stima della GL50 orale per entrambe le specie è stata ezetimibe e 1000 mg/kg/simvastatina e 1000 mg/kg. Ezetimibe negli studi clinici, la somministrazione di ezetimibe, 50 mg/dia 15 soggetti sani per un periodo fino a 14 giorni, o di 40 mg/dia 18 pazienti con ipercolesterolemia primaria fino a 56 giorni, è stata generalmente ben tollerata. Sono stati segnalati pochi casi di sovradosaggio. La maggior parte di essi non è stata associata ad effetti indesiderati.
Gli effetti indesiderati segnalati non sono stati gravi. Negli animali non è stata osservata alcuna tossicità dopo dosi singole per via orale di 5.000 mg/kg di ezetimibe in ratti e topi e di 3.000 mg/kg in cani. Simvastatina sono stati segnalati pochi casi di sovradosaggio. La massima dose assunta è stata di 3,6 g. Tutti i pazienti si sono ristabiliti senza postumi. Proprietà farmacodinamiche gruppo farmacoterapeutico. Inibitori dell'HMG-CoA riduttasi in associazione con altri agenti farmacologici che modificano il profilo lipidico, codice ATC. C10DA02-ING, ezetimibe/simvastatina, è un prodotto ipolipemizzante che inibisce selettivamente l'assorbimento intestinale. Proprietà farmacocinetiche: non sono state osservate interazioni farmacocinetiche significative durante la somministrazione concomitante di ezetimibe più simvastatina. Assorbimento ING-ING è bioequivalente alla somministrazione concomitante di ezetimibe e simvastatina. Ezetimibe a seguito, dati preclinici di sicurezza ING in studi di somministrazione concomitante con ezetimibe più simvastatina. Gli effetti tossici osservati sono stati essenzialmente quelli associati tipicamente con le statine. Alcuni degli effetti tossici sono stati più: elenco degli eccipienti butilidrossianisolo acido citrico monoidrato cross carmellosa sodica ipromellosa lattosio monoidrato magnesio stearato cellulosa microcristallina propile gallato. Farmaci equivalenti: i farmaci equivalenti di ING a base di ezetimibe più simvastatina sono ezetimibe e simvastatina Almus, ezetimibe e simvastatina Alter, ezetimibe e simvastatina Aurobindo, ezetimibe e simvastatina DOC generici, ezetimibe e simvastatina EG, ezetimibe e simvastatina Corca, ezetimibe e simvastatina Milan, ezetimibe e simvastatina Sandoz, ezetimibe e simvastatina San, ezetimibe e simvastatina Technigen, ezetimibe e simvastatina Teva BV, ezetimibe e simvastatina Zentiva, Goltor, Inegi, Staticol, Vitorin, Zestan, Zevistat. Foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.